Siamo a Torre Argentina in occasione dell'assemblea dell'Associazione Radicale Antiproibizionista. Abbiamo incontrato Marco Pannella. Gli chiediamo ovviamente lo stato, diciamo, dell'arte, tra virgolette, della sua iniziativa sull'amnistia. Dunque me lo chiedete per il web, è importante, anche perché una cosa che non è stato ancora finora notato, che se facciamo paura come dimostri a questo potere immondo, devo però dire non sul piano morale, io ripeto che questo potere, ma questo Stato, perché sai, lo Stato c'è il capo dello Stato, gli altri e via dicendo, hanno una caratteristica tecnica, attenzione lo dico in pubblico, ho dechiamato la Corte Costituzionale per 20 anni, la suprema cupola della mafiosità partitocratica, ho anche sollecitato di poter andare a difendere questa, a difendermi da questa, con questa accusa, e non mi denunciano mai. E adesso dico che lo Stato è tecnicamente, non c'ho l'odio, la forza violenta, a proposito, io mi chiedo, pare che Grillo sia divenuto il potentissimo dell'online, no? Dappertutto. E infatti credo che sia così. È un potente. C'ha paura di voi, di noi, dei carcerati, dei radicali, come quell'altro potentissimo che è il vostro amato Santoro, diciamo Grillo. Nel online quell'altro sant'apostrofo oro nella offline, tutti quanti una sola cosa: lo Stato è tecnicamente un criminale, ha un comportamento criminale anche per uno come me, però uno che è criminale per 30 anni di seguito, è un criminale. Se uno fa delle cose criminali è già diverso. Ora sono 30 anni almeno che il nostro Stato è, rispetto alla legge internazionale, rispetto alla legge europea e alla giurisdizione europea, alla legge, la Costituzione. E poi quel carissimo Pierluigi Bersani, no? Chi lo dice? È la più bella del mondo. No, sapete perché è un errore? Lui, devo dire, da ottimo emiliano, insomma, vuol dire è la più buona del mondo. Lui fa parte della storia che si è mangiata, divorata la Costituzione, l'ha negata. Quando lui accusa quel povero dilettante del guano, di Silvio, che non rispetta la Costituzione, ma scherziamo, quello lì è l'ultimo di loro, non ce la fa, finisce male, se non ce lo pensiamo noi è così coglione che finisce a Piazza Loreto, e che ha volato pure Berlusconi a Piazza Loreto. Allora, per concludere, nel web, diciamo il principe è stato ed è Grillo con la sua forza tecnica, anche di tutti i tipi, no? E lì non ci siamo, carcerati, radicali, io, niente, mai, nulla. Perché lui è un potente e ha già dei precedenti, gliel'ho già detto con affetto. Guarda che vai a sbattere e stavolta può darsi che non ammazzi solo quello per cui sei stato condannato, ma ammazzi te. E io vorrei che tu non ti ammazzassi e smettessi di mandare a sbattere tutti quanti. Allora guardate, siamo qua per la lotta antiproibizionista. Do un impegno. Entro 3 anni a quella marea di... sono perverso, quindi li amo davvero, vi amo di vero. Quella marea che va dai vostri nonni ai vostri padri a voi, perché sono 50 anni che per strada mi legalizza la Marco, no?
poi lo fate un cazzo, però vi dico sinceramente, muoviamoci, muovetevi, anche perché nel frattempo è l'unico modo per evitare le tragedie, senza nome, che questo stato criminale professionale. C'è il criminale abituale, in sede tecnica è criminale professionale. Questo stato criminale professionale sta facendo, ha fatto anch'esso, grazie a Cancrini, un cancro, leggevo che appunto questi grandi, poi lo so chi ci si metterà pure Vatti, che ne so, insomma ci siamo intesi, no? Questi che sanno tutto, beh, è un massacro sociale, uno degli eventi più gravi socialmente. Ed è grazie al carissimo Gianfranco Fini. Il problema, un po' di pentimento ci vorrebbe. C'è un terzo dei carcerati, so per la Fini Giacomar, come si chiama quello là, un altro terzo sono per la Fini Bossi. Ma Gianfra, vedi di darti una mossa, perché se no si figura un povero stronzo davvero, ma lo dico sul serio. Il massacro umano a cui siamo abituati, il popolo tedesco non sapeva della Shoah che cominciava e c'era. Da noi sono 30 anni e lì è fotografata, i carcerati contro la legge, eccetera. Beh, sentite, vi ho rotto i coglioni, sono logoroico, è vero, mo devo andare pure al Gay Pride a fare porfrocione così come faccio tutta la vita, non so se mi credono, poi farò pure il drogato come sono da tutto quanto la ditta, beh, vi voglio bene e poi vedete un po' se anche non è il caso di occuparsi appunto di proibizionismo e antiproibizionismo e magari di non violenza contro i pacifisti, che poveretti quelli, sai, Saddam, quando c'erano le manifestazioni pacifiste in tutto il mondo contro Bush e a favore di Saddam, col cazzo che smetto di ammazzare io lì mia, no, 500.000 curdi ed altro. Tutto il mondo sta con me e sta contro quell'altro mio pari, mio avversario di Bush. Non mi muovo. Beh, noi ci muoviamo. E grazie al web. Scusa, mi stava venendo un'altra cosa. Grazie al web. Grazie a Marco Pannella. Ciao.